Ciao, buongiorno. Firma e fai firmare la petizione che per chiedere al Comune di Siracusa di rendere via Agatocle a doppio senso di marcia. Perché fare questo? Perché via Agatocle senza la pista ciclabile di emergenza è una strada molto ampia che può benissimo ospitare un doppio senso di marcia, così come potete vedere dalle immagini che dimostrano. Questo servirebbe a snellire non poco il traffico veicolare, perché in questo momento per chi viene da Ortigia andare verso la Borgata, verso Piazza Santa Lucia, comporta che salendo da via Luigi Cadorna deve necessariamente girare la prima a destra disponibile per via Trapani, quindi tra due isolati, oppure da via Caltanissetta, quindi tra tre isolati, allungando non poco il tragitto che ti porta verso appunto Piazza Santa Lucia, comunque la Borgata. Qualcuno dice: ah, ma da Ortigia si può percorrere via dell'Arsenale e poi salire. Sì, è vero, però se calcolate la distanza si allunga tantissimo, e poi tra l'altro si sale da viale Montegrappa, che non è davvero il massimo della percorribilità. Firma e fai firmare questa petizione che permetterà ai cittadini di avere più tranquillità, poter accorciare, perché poi facendo doppio senso di marcia questo tratto si potrà salire agevolmente da via Isonzo, ad esempio, o da via Carso, che sono le due strade che sulla sinistra danno la possibilità appunto di salire. Chi siamo noi? Noi siamo Alternativa Libera Siracusa, un gruppo politico che ambisce a amministrare questa nostra città. Perché facciamo questo? Perché raccogliamo le istanze dei cittadini, le trasformiamo in istanze da presentare all'amministrazione. Vorrei ricordare che noi non amministriamo questa città ad oggi. Un giorno andiamo a amministrarla per renderla migliore di quello che è. Cosa abbiamo fatto in passato inerente a questo campo? Beh, è molto semplice, facciamo degli esempi. Oggi andare al Tempio d'Apollo è aria pedonale grazie a una petizione come questa che all'epoca abbiamo fatto, e l'amministrazione l'ha recepita, e piazza Tempio d'Apollo è oggi appunto isola pedonale. Altro esempio, piazza Archimede. Altro esempio inerente, la fontana di Diana. La fontana di Diana, pochi sanno che oggi è attiva, è bella, è stata ripristinata grazie a una nostra attività, grazie a un nostro intervento, dove all'epoca facemmo dialogare l'amministrazione comunale con la sovrintendenza beni culturali senza spendere centinaia di migliaia di euro. Grazie alle nostre linee guida, grazie alle nostre direttive, si trovò poi una soluzione, una sintesi. Ma queste sono altre storie e non vi voglio tediare su questo. Firma e fai firmare la petizione, come si può vedere benissimo da questo video. In assenza della pista ciclabile di emergenza, la strada è ampiamente utilizzabile per due sensi di marcia. Concludo sul discorso pista ciclabile di emergenza. Qualcuno mi dice che la pista ciclabile l'amministrazione comunale la vorrà fare passare in questa costruenda realtà piazzetta. Ok, se così fosse, e quindi le strisce della pista ciclabile d'emergenza non sono necessarie, non sono indispensabili, per noi sarebbe, come dire, una cosa molto bella. Perché vi dico questo? Perché evidentemente le potremmo rimuovere quando noi saremo amministrazione anche nel resto della città. In tanti punti sono stati spesi denari pubblici, ci è stato detto che una volta messe non si potevano più togliere perché era danno erariale. Bene, se non sarà danno erariale, ovvero si potranno sostituire le piste ciclabili laddove non ci sono, per noi sarà gioco facile poterle rimuovere tranquillamente e sostituirle dove davvero serviranno. Sì, perché noi non abbiamo mai detto di essere contro le piste ciclabili, siamo contro le piste ciclabili laddove non servono. Qui non serviva, le rimuoveremo ovunque ci saranno piste ciclabili non necessarie,
che ingolferanno il traffico senza le autorizzazioni, ma quelle sono altre avventure che porteremo avanti. Firma e fai firmare la petizione. Ricordo che l'età media in questa città negli ultimi 20 anni è aumentata e nei prossimi 20 anni continuerà a aumentare. Qualcuno si è messo in testa di obbligarvi a lasciare le vostre autovetture in casa, di venderle, di toglierle e di camminare a piedi. Bene, noi invece vogliamo restituire la normalità a chi paga le tasse con i bolli auto, con le accise sui carburanti e quant'altro, in alternativa che non ci siano altre opportunità. Fin quando i cittadini pagheranno le tasse, avranno la necessità di utilizzare il mezzo perché magari non vogliono andare al pronto soccorso utilizzando le scarpe o la bici o i mezzi pubblici, il cittadino sarà libero di utilizzare i propri servizi. Aumentiamo i servizi, ovviamente non l'ho detto, ma è sottinteso. Aprire questo tratto a doppio senso di marcia significa anche inquinare meno, perché fai meno strada per arrivare allo stesso punto. Salvo Russo, Alternativa Libera, Siracusa, vota, firma questa petizione che è online ma sarà anche cartacea e ti invito a far votare i tuoi familiari e amici. Ciao, buona giornata.